Inizia la registrazione dell'aula. Perfetto, allora presentiamo questo webinar di oggi. Ridò il buongiorno a tutti, ringrazio a tutti per la pazienza e la puntualità. Nel webinar di oggi si intitola La disciplina edilizia in Emilia-Romagna in attuazione della riforma del procedimento amministrativo, decreto legislativo 126 e 222 del 2016 e del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. Benvenuti ancora a tutti. Mi presento ufficialmente, sono Paola Pirani del Formez, molti di voi già mi conoscono. Vi intratterrò qualche minuto solamente per presentare questo webinar, ma anche tutto il percorso che stiamo facendo insieme alla Regione Emilia-Romagna. Allora, do il benvenuto anche alla relatrice di oggi, la dottoressa Rossella Ventura del Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità della Regione Emilia-Romagna, alla quale a breve passerò la parola. Intanto diamo qualche notizia tecnica. Le iscrizioni hanno superato le 380 adesioni e in aula siamo già sui 210. Dunque, grazie ancora a tutti anche per l'interessamento di queste tematiche che stanno riscuotendo un grande successo. Allora, mentre diamo modo ai colleghi di entrare in aula, parliamo di questo incontro. Questo incontro fa parte di un percorso di approfondimento e divulgazione sull'attuazione della riforma Madia in materia di semplificazione amministrativa, coordinato dal Gabinetto della Presidenza Giunta regionale dell'Emilia-Romagna in collaborazione con il Formez PA, nell'ambito del progetto PON Governance 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, un progetto affidato a Formez PA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Sempre nell'ambito di questo progetto sono stati fatti diversi seminari e diversi webinar. Per avere tutti gli eventi che sono stati fatti dal febbraio 2017 ad oggi, basta collegarsi su questa pagina http://eventi.pa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455. Queste slide saranno a vostra disposizione, dunque non vi preoccupate. Andiamo a vedere la pagina che si apre cliccando su questo link. Avete tutto l'elenco di tutti i seminari, di tutti i webinar. Cliccando su ogni seminario e su ogni webinar potete accedere alle slide e alla registrazione. In questo momento vediamo già la dottoressa Ventura che si sta collegando. A breve passerò la parola. Ancora un secondo di pazienza. Allora, sempre di tutti questi seminari vi do solo qualche numero di tutto ciò che abbiamo svolto fino adesso. Potete vedere da queste grafiche il numero dei partecipanti dei seminari e dei webinar che si sono avuti fino al 31/7/2017. E vi do modo a voi poi di scaricarle e di poter avere almeno un'idea, è inutile che li elenco tutti io questi dati, però per avere comunque un'idea possiamo vedere che il numero dei partecipanti ai seminari fino al 31 luglio 2017 sono stati ben 1654, 1821 sono stati invece i colleghi che si sono collegati, scusate il gioco di parola, ai nostri eventi online. Per finire, gli enti di appartenenza maggiormente rappresentati sono stati sicuramente i comuni. Poi avrete modo di leggerli maggiormente questi dati. In ambito di questo progetto è sorta anche, ed è un'iniziativa molto importante, la rete Italia Semplice. Che cos'è? È una piattaforma al servizio del personale delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini, dei tecnici, tutti coloro che si occupano di semplificazione. È stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA nell'ambito del progetto PON Governance, progetti delivery to unit e supporto all'operatività della riforma. Questa piattaforma offre tantissimi strumenti, tra i quali giurisprudenza, documentazione, rimanda ai webinar, vi informa sui webinar futuri ed è un momento per poter gestire insieme le competenze e per mettere a comune tutto ciò che è stato fatto in ambito di semplificazione. Dunque ricordatevi questo link http://rete.italiasemplici.gov.it e magari date uno sguardo anche sia per promuovere le proposte per costruire questa rete, ma anche per mettere insieme le vostre competenze. Andiamo velocemente all'incontro di oggi. Come dicevo prima, è rivolto ai funzionari questo percorso
ai funzionari regionali, agli enti locali, ordini professionali, uffici territoriali, enti statali, è partito il 28 giugno con le misure di semplificazione amministrativa introdotta dalla legge numero 124-2015 e dai provvedimenti attuativi. Il 30 di ottobre c'è stato il primo webinar sul SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei servizi del procedimento amministrativo tenuto dalla dottoressa Fattori. Ricordo che sono online anche le risposte che sono sorte da quell'incontro online. Il prossimo appuntamento, mi raccomando, potete già iniziarvi a iscrivere, è il 4 dicembre, sempre alle 10:30, sulla conferenza dei servizi in materia ambientale. Il link al quale iscriversi è eventipa.forme.it nod 11 89 26. Dunque lo trovate tranquillamente sulla pagina di eventi. E, come al solito, appunto, l'iscrizione è tramite eventi. Questa è la pagina sempre dedicata. Andiamo al programma di oggi. Di cosa parleremo? Adesso vi ho tolto io 10 minuti per l'accoglienza, passerò poi la parola a Rossella Ventura e poi ci saranno tutto il tempo per le domande in chat. Vi ricordo che se alcune risposte non saranno date in questo webinar, vi saranno date poi disponibili nella pagina di eventi. I punti più importanti, quali saranno i punti che tratteremo? Il riordino dei titoli edilizi, il principio di concentrazione dei regimi amministrativi nel sistema dei titoli edilizi, la conferenza di servizi per l'acquisizione preventiva degli atti di assenso, la revisione dell'agibilità, la nuova modulistica edilizia unificata. La chat la state già tranquillamente usando tutti, dunque in cui ci daremo le informazioni, ma in cui scriverete le domande che io poi riporterò alla nostra docente di oggi. La registrazione e le slide saranno disponibili nella pagina dell'evento dedicata. Lì c'è ancora il link, che tranquille tutte queste slide le troverete, dunque non abbiate paura. Un'ultima comunicazione di servizio, mi raccomando, io prenderò tutte le iscrizioni, ma per avere l'attestato bisogna almeno partecipare al 20% dell'evento online e solamente per le persone che risultano iscritte su eventi. A questo punto lascio la parola alla dottoressa Ventura e le auguro a voi e alla dottoressa un recentemente nel 2017 con la legge 12. Questa riforma non ha interessato soltanto, diciamo, la normativa, quella legislativa, ma ha interessato anche l'aggiornamento degli atti tecnici, quindi sono stati praticamente rifatti tutti gli atti tecnici precedentemente in vigore. Quindi sono atti tecnici che riguardano l'uniformazione e la standardizzazione della disciplina edilizia. Allora, si vede che c'è proprio la rete della regione Emilia-Romagna, oggi fa le biffe, insomma, non ci scoraggiamo assolutamente. Allora, ancora qualche attimo di pazienza, vediamo se comunque riesce a parlare, magari togliamo direttamente la webcam se è un problema. Allora, vediamo se. Allora, il video si è oscurato, dunque non vi preoccupate. L'importante è ripristinare l'audio con la dottoressa. Aspettiamo ancora qualche attimo. Io la vedo ancora in aula. Dunque, vi direi, il video sicuramente non è importante. L'importante sono le slide e sentire la voce. Dunque, proverei a sentire la dottoressa Ventura. Dottoressa Ventura, può provare a parlare? Mi sentite? Sì, ora sì. Allora, le chiedo gentilmente di alzare la voce, togliamo la webcam e andiamo avanti così. Va bene. Allora, Grazie. la riforma della legislazione di
in particolare la comunicazione di inizio lavori asseverata, quei lavori che sono soggetti a questo tipo di titolo. Ha interessato la classificazione degli interventi, l'assegnazione di un intervento, di un'opera edilizia ad un titolo preciso, la disciplina amministrativa dei titoli, quindi una disciplina procedurale dei titoli, le vicende che possono seguire all'inizio dei lavori e che sono appunto le varianti in corso d'opera e la proroga dei titoli, e infine la conformità edilizia agibilità, che anche questa è stata semplificata. Questo aggiornamento ha fatto seguito a quella che è la riforma che è avvenuta con i provvedimenti Madia e anche a quelli che sono stati quei decreti legge che hanno puntualmente modificato la normativa edilizia. Quindi, diciamo, è stato un recepimento delle novità che sono intervenute a livello statale. Per quanto riguarda invece la parte normativa, amministrativa della standardizzazione e uniformazione, la modifica ha interessato la modulistica edilizia unificata, perché è stata rifatta anche a livello statale, sempre in recepimento delle riforme Madia, ed è stata rifatta con due accordi che si sono succeduti all'inizio di questo anno, il 4 maggio e il 6 luglio. E poi ha interessato le definizioni tecniche uniformi, quindi quelle definizioni che riguardano l'urbanistica e l'edilizia. L'elenco della normativa di settore che non deve essere riprodotta all'interno della pianificazione e dei regolamenti edilizi comunali, e il regolamento edilizio tipo, tutta una serie di argomenti che hanno fatto, che sono stati concentrati in un'intesa del 20 ottobre del 2016, che anche questa ha avuto il suo recepimento nella normativa amministrativa della Regione. Venendo a quelle che sono le riforme, le modifiche intervenute alla legge edilizia, queste sono state introdotte perché sono stati un paio soprattutto di decreti legge statali che hanno riformato la disciplina edilizia, quindi sono andati a riformare il testo base statale, che è il testo unico del DPR 380 del 2001, e sono intervenuti su quella che è la disciplina della ristrutturazione edilizia, soprattutto, quindi quella disciplina, quella categoria di intervento che riguarda la modifica degli edifici esistenti. Altre numerose modifiche sono intervenute più recentemente con il decreto legge 133, cosiddetto sblocca Italia, che ha modificato la normativa, la categoria sulla ristrutturazione edilizia ancora, ma anche la manutenzione straordinaria, il PDC in deroga, il contributo di costruzione con l'introduzione del contributo straordinario e le varianti in corso d'opera. Ma soprattutto il clou, diciamo, il cuore della riforma è conseguente a quelli che sono i provvedimenti, la legge Madia, la 124. Cioè i decreti che hanno attuato le deleghe che erano già contenute nel provvedimento madre, la legge 124 del 2005. Questi decreti attuativi, questi decreti legislativi hanno avuto ovviamente effetti. Quali sono stati questi decreti? Il cosiddetto SCIA 1 e SCIA 2. Il decreto SCIA 1 è intervenuto, diciamo, per quanto riguarda la materia edilizia, ma anche nel procedimento, sulla più generale materia, sul procedimento amministrativo, è intervenuto in due settori. Innanzitutto sulla presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni, e sull'altro settore, quello dell'introduzione del regime della cosiddetta concentrazione dei regimi amministrativi, quindi con l'introduzione del nuovo articolo 19 bis nella legge 240. Venendo al primo argomento, cioè sulla presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni,
Il decreto Scia 1 ha introdotto i modelli unici e standardizzati, più che introdurli, li ha, diciamo, regolati con più puntualità. E cioè le amministrazioni si devono dotare di questi modelli unici e uniformi, standardizzati per tutto il territorio, e si devono dotare di questi modelli per definire in modo completo, per tipologia di procedimento, quali sono i contenuti tipici, i dati da includere nelle istanze, nelle segnalazioni, nelle comunicazioni e soprattutto qual è quella documentazione necessaria che deve essere allegata. Il decreto Scia 1 ha fatto obbligo di pubblicare i modelli sui siti delle amministrazioni e soprattutto ha introdotto il divieto di chiedere ulteriori informazioni e ulteriori documenti rispetto a quelli che già i modelli standardizzati stabiliscono, e il divieto per le amministrazioni di chiedere in possesso documenti che sono già in suo possesso. Questo divieto, se non viene osservato, dà luogo a illecito disciplinare e a sanzioni quindi a carico dei funzionari. Sempre su questo argomento della presentazione delle istanze, è stato introdotto il 18 bis, il 18 bis che ha stabilito il principio della corrispondenza tra la data di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e la data della ricevuta. Queste date devono coincidere. Venendo velocemente al 18 bis, di cui ho sentito che ne ha parlato anche la dottoressa che mi ha preceduto, quella che ha parlato dello sportello unico delle attività produttive. L'articolo 18 bis fa obbligo alle amministrazioni di rilasciare immediatamente una ricevuta anche in via telematica per attestare l'avvenuta presentazione di istanze, comunicazioni e SCIA, e quindi è anche ovviamente titoli edilizi e leggibilità. Devono essere al momento della presentazione, devono essere protocollati e deve essere rilasciata la ricevuta. E questa ricevuta deve attestare anche il tempo in cui l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui si forma il silenzio assenso. La ricevuta può avere anche altri contenuti, cioè anche i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, e quindi sarà, diciamo, più ricca di informazioni come prevede l'articolo 7 della 241. La data di protocollazione, questo è il principio dell'istanza, della comunicazione o della SCIA, non può essere diversa da quella di effettiva presentazione, quindi le due date devono coincidere. Ma anche se diciamo, in caso vi sia mancato, cioè non sia rilasciata la ricevuta o la protocollazione sia tardiva, comunque i termini previsti dalla legge per il controllo per il silenzio assenso decorrono comunque dalla data di effettiva presentazione. C'è un unico caso, in caso dell'istanza o comunicazione che sia presentata ad un ufficio diverso da quello competente, in questo caso i termini del controllo e per il silenzio assenso decorrono dal ricevimento della istanza, della comunicazione da parte di quella che è l'ufficio e diciamo, il servizio competente. È molto importante questa storia della ricevuta perché vedremo che nella SCIA unica, quindi quella SCIA che contiene anche altre SCIA, il titolo è unico e quindi ci sarà anche una ricevuta unica. L'altro argomento, sempre contenuto nel decreto SCIA 1, il decreto 126, è quello che riguarda l'introduzione del 19 bis nella legge 241. Quindi la disciplina della concentrazione dei procedimenti amministrativi. Ci sono due esempi di concentrazione, due tipi di concentrazione. Innanzitutto il modello della SCIA unica, cioè di quella SCIA che ha in sé, che concentra in sé delle altre SCIA, delle altre comunicazioni, asseverazioni, notifiche, tutte necessarie per iniziare l'attività, per svolgere l'attività, anche ovviamente l'attività di. La SCIA unica attiene quindi ad attività liberalizzate, quindi si compone di segnalazioni di
di comunicazioni che attengono tutte ad attività ovviamente liberalizzate sulle quali appunto l'amministrazione svolge solo una verifica sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa, quindi un controllo di merito. L'effetto abilitativo è immediato, quindi immediatamente dal momento della ricevuta della SCIA, della comunicazione unica, può essere iniziata l'attività. Vedremo che invece per la legge regionale 15 in materia di SCIA e di CIVA uniche, questo effetto abilitativo si ha con il decorso di 5 giorni lavorativi. 5 giorni lavorativi in cui vedremo si deve svolgere un controllo di completezza. Allora, cosa succede con la SCIA unica? Succede che il privato presenta allo sportello una SCIA cosiddetta unica, unica perché unico è il titolo, anche se si compone di più parti. Unica è l'amministrazione che lo riceve, in questo caso lo sportello unico dell'edilizia. Unica è l'amministrazione che è titolare del potere inibitorio o conformativo, che è ancora lo sportello unico dell'edilizia. Lo sportello trasmette la SCIA, la comunicazione unica, trasmette le SCIA di cui è composta la SCIA unica alle amministrazioni che sono competenti per il controllo di queste parti, le quali almeno 5 giorni prima della scadenza del tempo per il controllo, quindi entro 25 giorni, possono fare delle proposte motivate al SUE. Quindi le altre amministrazioni interpellate per il controllo devono presentare allo sportello unico le proprie osservazioni, le proprie determinazioni e lo sportello unico, in caso di determinazioni, negative o comunque modificative, lo sportello unico dovrà assumere i provvedimenti di sospensione, di conformazione o addirittura i provvedimenti di ripristino. Altro modello che riguarda la concentrazione dei procedimenti amministrativi è il modello della SCIA condizionata, quindi quella SCIA che non è immediatamente operativa, ma che diventerà operativa quando saranno acquisiti degli atti di assenso, autorizzazioni, pareri, comunque denominati, che impediscono l'avvio dell'attività perché costituiscono un presupposto per svolgere questi interventi, per svolgere questa attività. Quindi sono delle SCIA con allegate delle istanze per acquisire, un'istanza fatta dall'interessato, un'istanza fatta allo sportello, che chiede appunto l'acquisizione di queste autorizzazioni di altre amministrazioni. Ovviamente l'interessato non può andare dalle altre amministrazioni a richiedere autonomamente queste autorizzazioni o atti di assenso e c'è quindi un obbligo per lo sportello di convocare la conferenza dei servizi semplificata, cioè una conferenza dei servizi che si svolge in via telematica, un obbligo di convocazione che deve essere assunto entro 5 giorni. L'effetto abilitativo della SCIA condizionata è un effetto differito ed è differito ovviamente alla data in cui sono disponibili queste autorizzazioni e atti di assenso che vengono comunicati dallo sportello unico all'interessato. Questo principio di concentrazione dei procedimenti amministrativi, che visto dall'articolo 19 bis della 241 ed è nell'articolo 19 bis limitato alla segnalazione certificata di inizio attività, è stato poi esteso nel campo edilizio anche alla CILA. Quindi è possibile, nel caso di interventi soggetti a CILA, avere una CILA unica, cioè una CILA con allegate altre segnalazioni, comunicazioni, dichiarazioni. Anche in questo caso l'effetto abilitativo è immediato, dice la normativa statale, ma per noi, per la legge dell'Emilia Romagna sull'edilizia, l'effetto abilitativo decorre dopo 5 giorni.
Come per la CILA unica è prevista anche l'altro regime della CILA condizionata e quindi della CILA che contiene in sé istanze per acquisizione di atti di assenso di altre amministrazioni, con effetto abilitativo ovviamente differito al momento in cui questi altri atti di assenso saranno ottenuti. L'altro provvedimento molto importante è il decreto cosiddetto SCIA 2, 222 del 2016, che è intervenuto in due modalità. Innanzitutto è intervenuto modificando con delle modifiche al decreto 380 del 2001. Sono stati riordinati i titoli, è stata eliminata la cosiddetta CIL, c'è stato un aumento degli interventi di attività edilizia libera, c'è stata una ridefinizione quindi degli interventi soggetti a CILA e a SCIA e poi è stata diciamo, semplificata l'agibilità degli edifici, quindi quel procedimento che è a valle dell'intervento edilizio che riguarda appunto la conformità delle opere già realizzate e la loro agibilità. Il decreto legislativo 122 poi contiene un'importante tabella, la tabella della mappatura dei procedimenti, una mappatura che è stata fatta sulle attività commerciali, sull'edilizia e sull'ambiente. Per ogni attività, anche per l'edilizia, è stato precisato il relativo regime amministrativo. Per l'edilizia, quindi per ogni tipo di opera, tipo di attività, categoria di intervento, è stato precisato se può essere eseguita con CILA, piuttosto che con CILA unica, con SCIA, SCIA unica, con permesso, eccetera. Tutto questo pacchetto di riforme piuttosto corposo è stato recepito con la legge 12 del 2017 che è andata a modificare quella che era la legge 15 del 2013 e quindi è andata a modificare la normativa legislativa regionale. È stata in sostanza una novellazione. Quali sono stati i settori maggiormente, diciamo, modificati, innanzitutto le modifiche hanno riguardato il potenziamento delle funzioni dello sportello unico, il riordino dei titoli edilizi sotto il profilo sostanziale, il principio della concentrazione dei regimi amministrativi, quindi CILA e SCIA unica e la conferenza dei servizi, l'introduzione della conferenza dei servizi preventiva e facoltativa, quindi la possibilità di chiedere prima di trasmettere il titolo, di chiedere l'acquisizione degli atti di assenso presupposti attraverso una conferenza preventiva. E infine, altro argomento, la revisione della disciplina dell'agibilità, che è stata semplificata, che non è più un provvedimento che rilascia lo sportello unico, ma è una segnalazione, quindi è un atto privato che viene presentato dal soggetto interessato, ovviamente con l'ausilio del progettista, del direttore dei lavori. Venendo in particolare a questi argomenti che vi ho prima elencati, il primo riguarda le funzioni dello sportello unico che non è che è stato interamente modificato, sono state confermate le disposizioni che erano già in essere e quindi confermata la necessità di costituire in forma associata o in forma singola. Diciamo che c'è una preferenza verso l'associazionismo, lo sportello delle attività, lo sportello per l'edilizia, e che deve essere una struttura comunque separata da quello che è invece l'ufficio che sovrintende al paesaggio e quello che è invece l'ufficio cioè l'ufficio della Polizia Municipale che svolge controlli edilizi, quindi svolge l'accertamento sulle illegittimità, sugli abusi edilizi eseguiti. Lo sportello unico dell'edilizia continua ad essere il punto di accesso per gli interventi di edilizia residenziale, lo sportello unico delle attività produttive invece è il punto di accesso per eseguire interventi, per presentare interventi che riguardino gli insediamenti produttivi.
Quando vi è un procedimento che riguarda gli insediamenti produttivi, è lo sportello dell'edilizia che verifica comunque la conformità dell'intervento rispetto a quella che è la disciplina urbanistica, quindi la pianificazione comunale e la normativa tecnica, e che svolge la vigilanza e il controllo, quindi rilascia l'agibilità, anzi rilascia, riceve l'agibilità e controlla ovviamente la conformità dell'opera eseguita. Vi è una preferenza verso l'unificazione del SUE e del SUAP, e questo è un principio che già era indicato nel decreto 160, quello del 2010 sullo sportello. Quello che sono modificate sono le funzioni dello sportello unico perché sono state rafforzate. Si può dire che lo sportello unico ha ricevuto più poteri, ha ricevuto più competenze, ma anche ovviamente più responsabilità. Più responsabilità che derivano dal fatto che lo sportello deve obbligatoriamente indire e seguire la conferenza dei servizi. Non solo per acquisire atti di assenso, che sono il presupposto del permesso di costruire, del rilascio del permesso di costruire, come era prima, ma anche la conferenza obbligatoria è prevista per la comunicazione di inizio lavori asseverata e per la SCIA. Quindi tutti i titoli edilizi hanno appunto, quindi questo obbligo riguarda tutti i titoli edilizi. Quindi sono aumentati in questo senso i compiti dello sportello unico, che deve andare ad acquisire appunto questi titoli attraverso lo strumento della conferenza dei servizi, sebbene sia una conferenza telematica che si svolge in via telematica. Altro compito è quello che riguarda proprio l'efficienza dello sportello unico, che deve gestire la trasmissione alle altre amministrazioni della SCIA unica e della CILA unica. E quindi entro un periodo determinato che sono 30 giorni, deve svolgere il controllo su queste SCIA e queste CILA unica in raccordo con le altre amministrazioni, quindi deve ricevere dalle altre amministrazioni le loro osservazioni che derivano dal controllo. E deve assumere i provvedimenti conformativi o provvedimenti inibitori sulle SCIA. Per quanto riguarda le CILA, questo controllo, avviene, dice la legge regionale, per un campione minimo del 10%. Altro, settore, di cui sono stati confermati i compiti dello sportello unico che sono attinenti alle informazioni ai cittadini, quindi alle informazioni al ricevimento in sostanza dei cittadini quando devono appunto sapere qual è la disciplina che riguarda la loro proprietà e quindi come sono stati regolati, diciamo, attraverso la pianificazione e attraverso le norme di settore, come sono state regolate i vari edifici e le varie zone territoriali. È stato confermato nella legge regionale il compito di rilasciare la valutazione preventiva, quindi di una sorta di preistruttoria che riguarda gli interventi che saranno poi assoggettati a permesso di costruire o a SCIA. Per quanto riguarda il riordino dei titoli edilizi, è il secondo argomento che ha toccato la riforma della legge 15. Innanzitutto è stata confermata l'obbligatorietà della SCIA, che è un modello procedimentale che deve riguardare esattamente quegli interventi che sono soggetti a SCIA. Sapete che nel DPR 380 la SCIA ha una natura facoltativa, cioè l'interessato può chiedere in luogo della presentazione della SCIA il rilascio del permesso di costruire. Nella regione Emilia-Romagna questo non è mai avvenuto, neanche all'inizio nel 2002, quando è stata assunta la prima legge 31. La SCIA è sempre stato un modello procedimentale obbligatorio per quegli interventi che la legge stessa subordina a questo tipo di titolo.
Sono stati ridotti il numero dei titoli edilizi perché è stata esclusa la superscia. Nella regione Emilia-Romagna i titoli sono tre, la CILA, la SCIA e il PDC, poi esiste la comunicazione per le opere temporanee e la comunicazione per l'accatastamento all'urbano, ma queste sono semplici comunicazioni che non richiedono quindi l'intervento dei progettisti, quindi di persone, di professionisti abilitati. È stato confermato anche l'elenco dell'attività edilizia libera. Dunque, le modifiche hanno riguardato innanzitutto la CILA, perché il suo campo d'azione è stato notevolmente ampliato. Sono stati riclassificati gli interventi che appartengono all'attività libera, alla SCIA e al PDC. E la CILA è stato battezzato, diciamo, come titolo abilitativo residuale per opere non strutturali. Quindi qualsiasi tipo di intervento che non sia soggetto ad altri titoli o che non sia completamente libero, se non comporta, se non comporta interventi strutturali, è eseguito con comunicazione di inizio lavori asseverata. Nell'articolo 7,4 vedete tutto l'elenco degli interventi soggetti a CILA che sono notevolmente aumentati perché in ottemperanza ovviamente a quello che è stata la riforma del DPR 380 sono stati introdotti in questo tipo di regime amministrativo anche il restauro scientifico, il restauro e il risanamento conservativo, le opere interne. A meno che ovviamente tutti questi interventi però non devono avere un risvolto strutturale, una rilevanza strutturale. Se hanno una rilevanza strutturale devono essere eseguiti con l'altro titolo che è la SCIA. Sono invece eseguibili con la CILA quegli interventi di minima rilevanza strutturale, cosiddetti i PRIPI, che trovate elencati nella delibera dell'anno scorso, una delibera di giunta. E così sono eseguibili ora con la CILA anche altri interventi, come ad esempio le opere pertinenziali ma non strutturali, le recinzioni che sono transitate nella CILA, le demolizioni, significativi movimenti di terra, le serre stabilmente al suolo e infine ogni altro intervento che non sia tra quelli o completamente liberi, come la manutenzione ordinaria, oppure che non siano subordinati ad altri titoli e che non interessino le parti strutturali. La CILA, nella nostra normativa è stata assimilata ad un titolo abilitativo, quindi è assimilata alla SCIA. È assimilata alla SCIA perché richiede l'intervento di un professionista, è stato ampliato l'ambito di competenza della SCIA, perché anche il restauro e il risanamento conservativo degli edifici è soggetto ora a questo intervento, a questo titolo, ha assunto un carattere residuale, come altri titoli richiede una comunicazione di fine dei lavori, è soggetta anch'essa al principio di concentrazione dei regimi amministrativi, quindi è soggetta all'articolo. Quindi è possibile presentare una CILA unica con allegate altre segnalazioni, è possibile presentare una CILA condizionata all'ottenimento di altri atti di assenso ed è disciplinata ora anche da un'apposita disposizione nel testo unico 380, quindi non fa più parte di quella che è l'attività edilizia libera, ma ha una propria connotazione da un proprio articolo che è l'articolo 6 bis. Quindi per queste ragioni la legge regionale ha uniformato la disciplina della CILA a quella della SCIA e ha stabilito quindi che occorre per la CILA il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio tutte le volte in cui questi interventi soggetti a CILA ricadono in edifici tutelati. Il controllo documentale entro 5 giorni, come per la SCIA, è previsto anche per la CILA. Il controllo di merito entro 30 giorni a campione, per un campione abbiamo visto del 30%, però anche le CILA sono soggette a questo controllo di merito. Sono soggette a un periodo di validità di 3 anni, potendo
proprio come titoli edilizi, e trova applicazione anche per la CILA il regime della concentrazione. Ma soprattutto quello che è stato fatto è che la modulistica regionale ha previsto un solo modulo che è da usare per opere che siano subordinate a CILA, SCIA o PDC. Quindi un solo modulo che viene utilizzato per presentare uno di questi titoli, semplificando in questo modo anche la modulistica statale, che invece ha definito un modello per ogni tipologia di titolo. Nel nuovo testo della legge 15 sono poi confermate alcune caratteristiche che sono le caratteristiche del procedimento della SCIA. Quindi cambiamo argomento, passiamo alla segnalazione certificata di inizio attività. La segnalazione certificata di inizio attività che nella nostra legge prevede un controllo preliminare di completezza e di adeguatezza. Un controllo che si svolge entro 5 giorni, e in questi 5 giorni la SCIA, ma anche la CILA, non sono operative, quindi non sono efficaci. C'è la possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni istruttorie con la sospensione del termine del procedimento per il controllo di merito, ma non dei lavori. Quindi c'è la possibilità, durante questo periodo di 30 giorni per il controllo di merito, per le amministrazioni di chiedere delle integrazioni documentali oppure di convocare l'interessato per chiedere chiarimenti, e questo tempo sospende il termine per il controllo, ma non sospende i lavori. I lavori eventualmente saranno sospesi dopo. È stata confermata anche la SCIA differita. Cioè, la SCIA differita è praticamente una SCIA che ha una efficacia posticipata, un'efficacia che l'interessato decide egli stesso quale sia la data di inizio dei lavori. Vedremo dopo in che termini. Ma soprattutto è stato modificato nella legge 12, con la legge 12, quello che è l'elenco degli interventi che sono sottoposti a SCIA, che trovate specificato nell'articolo 13 e soprattutto nella modulistica, cioè sono tutti elencati nel modulo 2. Oh, il controllo preliminare della SCIA. Il controllo preliminare, come ho detto prima, riguarda la completezza e l'adeguatezza della documentazione presentata, per evitare quindi che i lavori possano essere iniziati quando il privato non abbia allegato tutto, tutti gli elaborati richiesti, e non abbia allegato soprattutto le istanze quando occorra acquisire degli atti di assenso da parte di altre amministrazioni. È un controllo che avviene entro 5 giorni lavorativi. Può avere un esito negativo, e quindi la dichiarazione di inefficacia della SCIA, manca tutto, oppure con esito positivo, e quindi lo sportello unico può rilasciare una comunicazione di regolare deposito, scusate, ma può anche non rilasciare nulla, e quindi con il silenzio assenso si presume che il controllo sia avvenuto con successo. Poi abbiamo l'altra fase, che invece è il controllo di merito più lungo, un controllo che dura 30 giorni e riguarda la progettazione, quindi si aprono le carte, si aprono i progetti, ed è un controllo che dura appunto 30 giorni, ma questi 30 giorni decorrono dopo i 5 per il controllo preliminare. È un controllo che si svolge a campione, minimo del 20%. Se l'amministrazione ha delle difficoltà organizzative, quindi ha carenza di personale, possibilità di chiedere chiarimenti e integrazioni istruttorie con sospensione del termine per il controllo, come vi ho appena detto prima. Alla fine di questi 30 giorni ci può essere un esito negativo, quindi il divieto di proseguire i lavori e l'ordine di ripristino, casi in cui ci sia un'assoluta inedificabilità o l'intervento non possa assolutamente essere eseguito,
Negli altri casi invece, e sono quelli che si suppone siano la maggior parte, perché si interviene con la scia di solito su edifici già esistenti, un ordine di conformare, quindi di modificare il progetto con indicazione della normativa che non risulta rispettata. Questo ordine di conformare il progetto segue appunto la richiesta di presentare un nuovo progetto o un progetto in parte modificato entro un termine massimo che la legge dice 60 giorni, il quale se trascorre inutilmente, quindi se il progettista e l'interessato non presentano le variazioni progettuali richieste, vi è l'ordine di ripristino, quindi l'ordine di non eseguire i lavori e di ripristinare lo stato modificato. C'è una sospensione dei lavori, ma una sospensione che è limitata a quelle parti che devono essere modificate, quindi a quelle parti dell'intervento che devono essere soggette a una modifica progettuale. Poi abbiamo la scia con effetti differiti, questa è una particolarità, è stata confermata nella legge regionale, è stata confermata con la legge regionale 12, cioè non è stata modificata, e cosa riguarda? Riguarda la possibilità per il soggetto, per l'interessato, il proprietario, di chiedere, cioè di dire, di comunicare che i lavori saranno eseguiti solo dopo il controllo di merito, quindi solo dopo il decorso dei 30 giorni. Può anche essere comunicata una data successiva a questo decorso, a questo espletamento del controllo di merito, ma comunque il termine deve essere comunque, diciamo, entro un anno di efficacia della SCIA. Quindi il termine per inizio di lavoro al massimo può essere, di un anno dal momento in cui la SCIA diventa efficace, cioè 5 giorni dopo la presentazione. Si tratta di una facoltà che può essere, può riguardare sia la scia semplice, quindi la scia solitaria, diciamo così, sia la scia unica, quella che è accompagnata da altre segnalazioni, comunicazioni, asseverazioni. La scia con effetti differiti può anche riguardare una scia condizionata. Ma ovviamente il differimento si avrà rispetto alla data della comunicazione del rilascio degli atti di assenso. Veniamo all'altro argomento che ha diciamo, interessato la modifica alla legislazione regionale, che riguarda la concentrazione dei regimi amministrativi. Un principio di concentrazione dei regimi che è stato recepito in quelle che sono le norme della legge, oddio, le norme che regolano lo sportello unico e il procedimento che riguarda i titoli, ed è un principio di concentrazione che diciamo attiene a quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni. Ci dice l'articolo 29 della 241 che le regioni sono tenute a recepire questi livelli minimi delle prestazioni, possono eventualmente introdurre ulteriori semplificazioni, ma non possono, diciamo, aggravare, aumentare il livello di semplificazione che già è stato, il livello di semplificazione che già è stato definito a livello statale. Quindi sono stati inseriti nella riforma della legge le ipotesi di attività subordinata a CILA, a SCILE, che comprendono altre comunicazioni o segnalazioni. È stata introdotta l'ipotesi di indizione della conferenza dei servizi semplificata quando l'attività edilizia sia subordinata al rilascio di autorizzazioni o altri atti di assenso di competenza di altre amministrazioni. Cosa succede nel caso in cui venga presentata una CILA unica, ma anche una CILA unica? Succede che lo sportello controlla comunque la completezza entro 5 giorni, dopo il controllo trasmette agli altri uffici e alle altre amministrazioni queste comunicazioni o asseverazioni e segnalazioni di loro competenza affinché svolgano su queste parti il loro controllo di merito.
Lo sportello raccoglie le determinazioni degli altri uffici che devono essere espresse entro 25 giorni e possono chiedere le amministrazioni anche di sospendere il termine per il controllo, per chiarimenti e integrazioni. Alla fine quindi di questo periodo di 25 giorni, o quello ovviamente maggiore se c'è stata una sospensione per ulteriori chiarimenti e integrazioni, lo sportello integra le proprie valutazioni con quelle delle altre amministrazioni. E in caso di esito negativo del controllo, entro i successivi 5 giorni ordina motivatamente, quindi spiegando quali sono le norme che non sono state osservate, ordina di conformare il progetto con sospensione dei lavori per le parti interessate e con obbligo di presentare il progetto modificato entro 60 giorni. Oppure sospende i lavori, vieta la prosecuzione se l'esito di questo controllo, sia quello comunale sia quello delle altre amministrazioni, è un esito che non è superabile. Nel caso in cui il controllo sia positivo, quindi sia il controllo dello sportello, sia il controllo delle altre amministrazioni siano tutti positivi, non occorre assumere altri provvedimenti. Sull'applicazione della conferenza dei servizi, qua bisogna fare una precisazione e la precisazione riguarda questo tema, cioè il tema che vari incontri che si sono succeduti dopo la riforma della legge 15, è stato considerato l'obbligo della conferenza dei servizi anche nel caso di acquisizione di un solo atto di assenso. Questo è l'orientamento, diciamo, della regione e dell'ufficio. La modulistica statale, perché questo? Perché la modulistica statale non consente all'interessato di acquisire e di allegare alcun atto di assenso autonomamente ottenuto e di conseguenza anche la modulistica regionale non consente l'autonoma acquisizione di atti di assenso. Ma questa regola del ricorso alla conferenza non opera, laddove, oltre al titolo edilizio, sia necessario acquisire solo l'autorizzazione paesaggistica. Bisogna infatti tener conto di quello che è stato di quello che è il regolamento, il DPR 31 del 2017, che ha disciplinato gli interventi che ricadono in area paesaggistica. Quindi sono stati elencati in questo DPR sia quegli interventi di lieve entità che sono esonerati dall'autorizzazione paesaggistica, sia quelli che hanno una lieve entità e che sono subordinati ad autorizzazioni di tipo semplificato. Con riguardo a questa autorizzazione semplificata, il DPR 31 ha stabilito che la conferenza di servizi per acquisire l'autorizzazione paesaggistica sia da convocare solo nell'ipotesi di uno o più atti di assenso ulteriori, quindi rispetto all'autorizzazione semplificata e al titolo edilizio. Quindi il DPR 31 ha stabilito che la sola acquisizione dell'autorizzazione semplificata oltre al titolo non dà luogo alla convocazione della conferenza. Cosa trova invece applicazione? Trova applicazione quello che è stato il procedimento delineato dallo stesso decreto 31, quindi l'articolo 11 del decreto 31, ma trova applicazione anche l'articolo 17 bis della 241, cioè quella disposizione che ha regolato i rapporti tra amministrazioni e in particolare ha regolato il silenzio tra pubbliche amministrazioni. E questa è una disposizione, l'articolo 17 bis, che trova applicazione anche per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, quindi alla tutela, ad esempio, dell'interesse del vincolo paesaggistico. In breve, l'articolo 17 bis, che cosa dice? Intanto è un articolo che è stato introdotto con la legge Madia, quindi con la legge 124 del 2015. E prevede che nei casi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi,
e amministrativi, in questi casi quindi di adozione di provvedimenti amministrativi, sia prevista l'acquisizione di assensi di altre amministrazioni, queste amministrazioni che sono interpellate si devono esprimere entro un tempo definito che decorre dal ricevimento dello schema di provvedimento. Scaduto il tempo a loro disposizione, scatta, diciamo, il silenzio assenso, quindi il silenzio tenuto dalle amministrazioni al valore di un assenso. Nel nostro caso, quindi nel caso del paesaggio, si tratta di adottare una autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale nella nostra regione, è di competenza comunale, ma che richiede l'acquisizione di un parere vincolante della sovrintendenza. Sovrintendenza che ha un termine di 20 giorni che decorrono dal ricevimento della proposta comunale di autorizzazione. Scaduto quindi questo tempo dei 20 giorni, l'amministrazione competente adotta la decisione, quindi adotta l'autorizzazione paesaggistica. Il comune adotta, scaduti i 20 giorni, l'autorizzazione paesaggistica. Analogamente, come per la autorizzazione paesaggistica semplificata, si può sostenere che il silenzio tra pubbliche amministrazioni possa trovare applicazione anche per l'ipotesi dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria. In questo caso, quindi, si applicherà il procedimento dell'articolo 146 del codice e poi il meccanismo del silenzio assenso dell'articolo 17 bis della 241, nel caso appunto in cui l'amministrazione interpellata, la sovrintendenza, non si esprima entro il tempo definito. Oh, a questo proposito si è già espresso il TAR Sardegna e anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che nel proprio parere che ha rilasciato sull'articolo 17 bis, ha ritenuto il Consiglio di Stato che questa disposizione sia applicabile anche ai procedimenti pluristrutturati, come è appunto il procedimento, l'autorizzazione paesaggistica, cioè quei procedimenti la cui gestione spetta a più amministrazioni, nel nostro caso al comune e all'organo statale, e che, dice, il Consiglio di Stato, si applica anche ai pareri vincolanti quando sono richiesti ai fini appunto della decisione, quindi nella fase decisoria del provvedimento. Ecco, fatta questa premessa, passerei ad illustrare quella che è la SCIA condizionata e anche la CILA condizionata, quindi qual è quel procedimento che si applica in questo caso, nel caso appunto di acquisizione di atti di assenso che sono di competenza di altre amministrazioni diverse dallo sportello unico, quindi dal comune. Perciò, siccome il privato non può andare da queste amministrazioni per acquisire autonomamente questi atti d'assenso, deve presentare allo sportello unico, insieme al titolo edilizio, tutta quella documentazione che è necessaria per acquisire questi assensi di terze amministrazioni. Lo sportello unico, però, è, diciamo, colui che cura il procedimento edilizio e dunque ha una serie di compiti che sono piuttosto aumentati, quindi deve svolgere un controllo preliminare di completezza entro 5 giorni, deve convocare una conferenza di servizi semplificata entro lo stesso termine che la 241 dice non sia perentorio, non prevede sia perentorio. Lo sportello unico deve sospendere il termine di conclusione della conferenza se entro 15 giorni, e questo è un termine perentorio, le amministrazioni richiedono delle integrazioni documentali. Deve acquisire attraverso la conferenza semplificata, quindi quella che si svolge in via telematica, le determinazioni che le altre pubbliche amministrazioni devono rendere in un tempo, diciamo, previsto e contingentato, che è di 45 giorni o 90 giorni nel caso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, e
Le amministrazioni quindi si devono pronunciare entro questa tempistica. Abbiamo visto che in caso in cui non si pronunciano si ha il silenzio assenso. Controlla nel merito lo sportello unico la pratica edilizia, quindi svolge i compiti che gli sono strettamente attinenti. Deve raccogliere anche gli atti interni, quindi i pareri interni, il parere ad esempio della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio, nel caso in cui l'intervento ricada su beni tutelati. Chiusa la conferenza, quindi scaduto il termine previsto per le valutazioni, allora lo sportello unico integra quelli che sono gli esiti delle valutazioni ricevute nel proprio provvedimento e adotta quindi la determinazione conclusiva positiva entro 5 giorni se ha ricevuto esclusivamente atti di assenso positivi, cioè atti che determinazioni non condizionate che possono essere rese anche in maniera implicita, cioè con il silenzio. Oppure adotta la determinazione positiva entro sempre 5 giorni dalla conclusione della conferenza dei servizi, quindi dopo 45-90 giorni, con la necessità di conformare il progetto se il controllo comunale o gli atti di assenso richiedono modifiche non sostanziali. In questo caso lo sportello unico deve prima sentire i privati e le amministrazioni interessate. Quindi può concludere positivamente, con una determinazione positiva, la conferenza di servizi, modificando in minima parte quella che è stata l'istanza presentata, cioè la progettazione presentata. Nel caso di dissenso, invece, le cose si complicano. Si complicano perché lo sportello, sempre entro lo stesso tempo, 5 giorni, adotta la determinazione conclusiva negativa e trasmette il preavviso di diniego. Quando trasmette questo preavviso di diniego, se ha acquisito atti di assenso insuperabili, quindi atti di assenso, ad esempio, per contrasto con delle disposizioni normative o con delle disposizioni dello strumento urbanistico. Le osservazioni che il privato trasmette attivano poi di nuovo un'altra conferenza dei servizi, sempre semplificata, perché lo sportello deve trasmettere le osservazioni che sono state presentate dai privati entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di diniego. I privati possono trasmettere proprie osservazioni. Queste osservazioni vengono comunicate alle amministrazioni, si attiva quindi un nuovo meccanismo di conferenza di servizi telematica e si ha poi una determinazione conclusiva che deve contenere le motivazioni del mancato accoglimento, che deve contenere eventualmente anche le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni. Questo per quanto riguarda gli atti di dissenso insuperabili. Lo sportello unico, invece, quando ha acquisito atti di assenso, di dissenso, ma superabili, deve convocare una riunione in presenza. Una riunione in presenza, quindi una riunione cosiddetta una conferenza cosiddetta sincrona, quando questi atti di dissenso sono superabili, ma contengono ovviamente delle valutazioni di tipo discrezionale che lo sportello non può autonomamente, diciamo, decidere, oppure se gli atti di assenso contengono delle condizioni che sono contraddittorie l'un l'altra e quindi necessitano di essere coordinate, quindi necessitano appunto di una riunione che definisca la determinazione conclusiva. Quindi le modalità per il superamento del dissenso. Per quanto riguarda invece il permesso di costruire, questo è l'altro e l'ultimo titolo che è previsto dalla legge ed anche dal DPR 380. Diciamo, che questo permesso di costruire la disciplina non è stata, diciamo, sostanzialmente modificata, è stata confermata quella che è la fase istruttoria del permesso di costruire,
Una fase istruttoria di completezza che dura 10 giorni e la fase invece istruttoria, quindi di controllo proprio della progettazione, che ha la durata di 60 giorni, quindi questo non è stato assolutamente modificato, è rimasto tale quale. Il responsabile poi acquisisce i vari atti di assenso, anche il parere della CQAP. Può convocare gli interessati per chiedere chiarimenti istruttori, invia alle altre amministrazioni quelle che sono le comunicazioni e le segnalazioni che sono allegate, che sono unite al permesso di costruire. E quindi le invia alle altre amministrazioni che hanno un tempo, diciamo, più lungo, un tempo di 60 giorni, tanto quanto è il tempo per l'istruttoria del permesso di costruire. Hanno un tempo di 60 giorni per controllare queste segnalazioni e comunicazioni che possono essere allegate al permesso di costruire. Il provvedimento positivo finale è adottato dal dirigente entro i successivi 15 giorni oppure entro i successivi 30 giorni se c'è un preavviso di diniego e quindi la possibilità per l'interessato di presentare osservazioni. Diciamo che nulla da questo punto di vista è modificato. Abbiamo poi anche l'altra modalità del permesso di costruire che acquisisce con acquisizione di atti di assenso. Il responsabile quindi allora provvede alla convocazione della conferenza di servizi sempre in modalità asincrona entro 5 giorni. Provvede alla trasmissione delle istanze della documentazione alle pubbliche amministrazioni, anche quelle che devono solo controllare le eventuali segnalazioni unite al PDC, possono partecipare ed esprimere in sede di conferenza, sempre in via telematica, le loro valutazioni. Alla sospensione del termine di conclusione per integrazioni documentali che possono essere richieste da tutte le amministrazioni che intervengono nella conferenza. Anche in questo caso, come per la SCIA, ci può essere un dissenso insuperabile o un dissenso superabile. Allo stesso modo, quindi, di quello che ho appena detto, la determinazione positiva di conclusione della conferenza dei servizi costituisce il PDC, quindi è il permesso di costruire e sostituisce tutti gli atti di assenso delle amministrazioni. L'altro argomento che è stato toccato dalla legge, dalla riforma della legge 15 è la facoltà di conferenza preventiva. Quindi è stata introdotta questa tipologia di conferenza che è prevista nella 241 ed è prevista dall'articolo 23 bis del 380. Una conferenza che può essere richiesta prima della presentazione del titolo edilizio. L'articolo 4 bis della legge 15 ha previsto questa facoltà per gli interessati di chiedere la convocazione preventiva della conferenza dei servizi, sia per la CILA, sia per la SCIA, ma anche per il permesso di costruire. Dunque, allora l'interessato presenta l'istanza allo sportello di convocazione della conferenza preliminare per acquisire prima del titolo edilizio gli atti di assenso. La documentazione e la progettazione da allegare è identica a quella che è prevista per la presentazione del titolo. Verificata entro 10 giorni la completezza dell'istanza, viene convocata la conferenza che si svolge sempre in maniera telematica, comprende anche quelle amministrazioni che devono svolgere solo un controllo delle comunicazioni e delle asseverazioni che sono allegate all'istanza di conferenza preventiva, raccoglie i pareri e gli atti di assenso degli organi e degli uffici comunali. Se la determinazione conclusiva del responsabile del procedimento è positiva, l'interessato poi entro il termine di 30 dei successivi 30 giorni presenta un titolo edilizio che ovviamente sarà presentato in forma semplificata.
L'asseverazione sarà praticamente una sola riga, il progettista assevera la conformità dell'intervento a quella che è stata la determinazione conclusiva della conferenza di preliminare. La parte progettuale sarà eventualmente di nuovo allegata, ma soltanto nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza preliminare abbia richiesto delle modifiche. Oppure abbia chiesto delle condizioni a quella che era stata la progettazione iniziale. Lo sportello poi ha dei tempi ridotti, quindi 20 giorni, per controllare il titolo che successivamente viene presentato, quindi per controllare sia la CILA, la SCIA, sia per rilasciare il permesso di costruire quando vengono presentati a seguito della conclusione della conferenza preventiva. Per quanto riguarda l'agibilità, questo è l'ultimo argomento, l'agibilità è stata sottoposta al regime della segnalazione certificata, mentre prima era un atto che veniva rilasciato dall'amministrazione anche per decorrenza dei termini consilienza assenso. Quindi l'agibilità, in quanto segnalazione, è quindi un atto privato, attiva dei controlli successivi della pubblica amministrazione, un controllo che vedremo sarà eseguito entro 60 giorni, comporta l'immediata utilizzabilità dell'immobile, quindi l'immobile può essere immediatamente usato, quindi abitato. La riforma della legge 15 ha introdotto due novità che già erano presenti nella modulistica, ma hanno assunto una veste legislativa. La facoltà di presentare la segnalazione in assenza di lavori, quindi per immobili già esistenti, per immobili che però sono privi dell'agibilità e che, ad esempio, per essere venduti devono acquisire questa patente. Devono però essere immobili che possiedono i requisiti tecnici che vengono richiesti dalla modulistica affinché possa essere appunto attestata la loro agibilità. Altra novità che è stata introdotta nella legge 12 riguarda la segnalazione di agibilità facoltativa, quindi su istanza dell'interessato, su iniziativa dell'interessato, che può essere richiesta nel caso in cui i lavori siano soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata, quindi il soggetto interessato può chiedere l'agibilità anche se ha effettuato questo tipo di lavori, diciamo, più leggeri, e a seguito della sanatoria edilizia, quindi tutte le volte che abbiamo un titolo in sanatoria non è detto che si debba rilasciare, che debba essere, diciamo, richiesta o segnalata, comunicata una segnalazione di agibilità, ma è a discrezione del privato chiedere appunto l'agibilità per interventi che hanno avuto una regolarizzazione della loro conformità. È stata ribadita nella legge 15 l'obbligatorietà della segnalazione di conformità edilizia dopo la realizzazione dei lavori per tutti quegli interventi che sono stati realizzati con SCIA o PDC e è stata confermata anche la sanzione amministrativa nel caso di ritardo della presentazione dell'agibilità. E in caso appunto di addirittura di mancata presentazione della segnalazione di agibilità. Non va più avanti. La segnalazione certificata può avere una doppia portata, più limitata, quindi quando si tratta di concludere un intervento segnalando che è stato realizzato in conformità al titolo. E questo è il caso, ad esempio, di lavori puntuali, non so, ad esempio può essere il caso di una tettoia, diciamo, realizzata su un edificio esistente. Non ha bisogno la tettoia di avere un'agibilità, forse ha bisogno soltanto che sia attestata la conformità del progetto rispetto all'opera. Oppure anche una portata più ampia quando riguarda invece un'intera unità immobiliare o un intero edificio.
in cui appunto che deve avere i requisiti richiesti per acquisire l'agibilità, sia che sia appunto stato sottoposto a dei lavori, sia che sia stato, non sia stato sottoposto a dei lavori, ma quando si tratta appunto di vendita, di trasferimento immobiliare. Il controllo dell'agibilità avviene entro 60 giorni, è previsto questo controllo con ispezione dell'immobile, o anche 90 giorni per opere particolarmente complicate, grandi, quindi impattanti, e opere però che devono essere individuate dal responsabile del procedimento. Il controllo sull'opera è sistematico, scusate qua c'è un errore, non è un controllo di merito, ma è un controllo sull'opera, è sistematico per quanto riguarda gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ma il comune può decidere anche di eseguire un controllo a campione per una quota minima sempre del 20%. Per quanto riguarda invece i controlli sugli altri tipi di intervento, il controllo a campione è comunque in una percentuale del 20%. Quindi per quanto riguarda gli altri interventi, dal restauro alla manutenzione straordinaria, eccetera. Gli esiti negativi del controllo, ovviamente gli esiti negativi possono che dar luogo a delle sanzioni di tipo sanzioni edilizie, quindi per, nel caso appunto di commissione di abusi edilizi, quindi di illegittimità, oppure all'ordine di conformare l'opera edilizia quando appunto si tratta di colmare delle caratteristiche dell'opera che non risponde esattamente a quello che richiede la normativa tecnica, quindi la modifica dell'opera per carenze di requisiti che riguardino l'agibilità, oppure la segnalazione al catasto quando c'è una incoerenza tra la pratica catastale e invece le caratteristiche di utilizzazione dell'opera. Lascerei perdere le variazioni essenziali in corso d'opera perché riguardano un procedimento che non è esattamente quello che riguarda la legge Madia, non è. La standardizzazione della disciplina edilizia. Diciamo che la standardizzazione riguarda l'uniformazione della normativa edilizia. Ed è un'attività che già da tempo è in corso anche a livello statale ed è stata attuata con vari accordi e intese che sono intervenuti in sede di conferenza unificata. Quindi si tratta appunto di un'attività a livello amministrativo, un'attività che diciamo, ha visto l'apporto in conferenza, quindi ha visto l'apporto anche degli enti locali e delle regioni che insieme diciamo, hanno definito innanzitutto una modulistica edilizia statale, sono stati definiti insieme questi modelli per la presentazione dei titoli. Modelli statali che indicano quali sono quelle parti che poi possono essere modificate dalle regioni e che sono ovviamente quelle parti sulle quali si esplica una competenza legislativa delle regioni. Ma l'uniformazione, oltre alla modulistica, ha interessato anche altri argomenti, come vi ho detto prima, che sono il regolamento edilizio tipo, quindi l'indice unico in base al quale devono essere elaborati i regolamenti edilizi, le definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici, quindi la definizione di quelle che sono le nozioni di superficie, di volume, di altezza, eccetera, e la ricognizione di quella che è la normativa sovraordinata,
cioè quella normativa di fonte statale o di fonte regionale che non deve essere ricopiata e inserita all'interno degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Nell'articolo 2 bis che è stato aggiunto alla legge regionale 15 si dà conto di questi temi dell'uniformazione, temi che costituiscono anch'essi i livelli essenziali delle prestazioni. Questi temi sono stati oggetto, come vi dicevo, di un nuovo atto di coordinamento, quindi di un nuovo atto amministrativo, che è la delibera 922 del 2017, che è entrata in vigore dal 1° luglio di quest'anno e che ha sostituito i precedenti provvedimenti di cui la Regione si era già dotata e che riguardavano appunto le definizioni uniformi, la modulistica e la ricognizione della normativa sovraordinata che non deve essere ricopiata negli strumenti. L'atto di coordinamento, insieme a tutte le sue parti allegate, sono entrati in vigore, vi dicevo, dal 1° luglio, e questa è una scadenza che era stata stabilita dalle riforme Madia, ma anche dagli accordi presi nella conferenza unificata, quindi con il governo e gli enti locali. Agli atti di coordinamento e gli allegati sono aggiornati periodicamente e li trovate disponibili sul sito web della regione nella sezione territorio, sottosezione codice del governo del territorio. Com'è organizzata questo atto tecnico, questa delibera 922? È organizzata per allegati. Ogni allegato risponde ad un tema. L'allegato 1 risponde al tema, cioè dello schema del regolamento edilizio tipo, cioè quel regolamento, quello che contiene l'indice unico in base a quali comuni devono organizzare le disposizioni del proprio regolamento edilizio. Le norme del regolamento devono essere riorganizzate secondo la struttura predefinita entro 180 giorni, o attraverso l'adozione di un nuovo regolamento edilizio, e se il procedimento è già avviato, la riorganizzazione della normativa è effettuata durante l'iter prima dell'approvazione, oppure molto più, diciamo, frequentemente, si avrà il caso in cui verrà affiancato al regolamento attuale una tavola di corrispondenza che riproduce l'indice generale dello schema tipo. E questa è un'operazione che abbiamo previsto può essere eseguita con una mera delibera del Consiglio comunale e quindi senza obbligo di pubblicazione, perché non si tratta di uno strumento urbanistico, ma di appunto di una tavola di corrispondenza. L'allegato 2, invece, che era legato alla delibera 922, quindi al nuovo atto tecnico, riguarda le definizioni tecniche uniformi. Definizioni tecniche che una parte di queste definizioni sono invariate, cioè sono rimaste uguali a quelle precedenti, quelle già operanti con la precedente delibera 279 del 2010. Una parte invece delle definizioni tecniche uniformi, che sono state contraddistinte da un asterisco, sono diverse e devono essere recepite entro il 28 dicembre di quest'anno, decorso il quale ovviamente trovano una diretta applicazione, quindi diventano immediatamente operative allo scadere della data del 28 dicembre. L'allegato 3 poi contiene l'elenco di quelle disposizioni sovraordinate, come vi dicevo, che attengono all'urbanistica e all'edilizia e che hanno una diretta applicazione e non devono essere riprodotte nei piani e negli strumenti comunali, proprio per evitare che possano essere riprodotte con eventuali modifiche discrezionali, e per consentire anche un automatico adeguamento della disciplina tutte le volte che la norma sovraordinata viene modificata o viene sostituita con un'altra. L'allegato 4 riguarda la nuova modulistica da utilizzare, che è in uso quindi dall'1 luglio dell'anno scorso e che è, diciamo, la parte più importante, diciamo, più utilizzata, ecco, diciamo così, anche dagli utenti e dai progettisti.
I modelli unici a cosa servono? Servono ovviamente per uniformare le modalità di presentazione delle pratiche edilizie e servono anche per dare certezza circa quegli adempimenti che gli operatori sono tenuti a fare, quindi quelle comunicazioni che sono tenute a dare all'amministrazione. I modelli unici sono completi, in essi sono ordinati tutti i dati e le informazioni necessarie, in quanto sono informazioni che sono richieste dalla normativa e sono elencati i documenti da allegare. Non possono essere richiesti ulteriori adempimenti derivanti quindi da prassi amministrative o da una diversa interpretazione della normativa. Abbiamo visto che c'è anche la possibilità di che questo possa essere un illecito disciplinare. In applicazione poi del principio della concentrazione dei regimi amministrativi, la modulistica non consente più di acquisire autonomamente autorizzazioni e atti di assenso, in quanto vi è l'obbligo di allegare la documentazione per il rilascio di tali atti e quindi l'obbligo di, per lo sportello unico di indire la conferenza. Solo in via transitoria è stato possibile allegare quelle autorizzazioni che sono state ottenute prima dell'1 luglio, quindi prima dell'entrata in vigore della modulistica, e quelle autorizzazioni che, sebbene richieste prima del 1 luglio, ma che poi sono state comunque rilasciate anche dopo questa data per un'autonoma decisione dell'amministrazione che evidentemente aveva già effettuato l'istruttoria. I modelli sono sette, alcuni sono cambiati, altri sono rimasti uguali a quelli di prima. Sono rimasti uguali i modelli 5, 6 e 7, quindi sulla comunicazione di fine lavori per opere soggette a CILA, la comunicazione per opere temporanee e la comunicazione per l'accatastamento da rurale a urbano delle abitazioni agricole. I modelli 3 e 4 sulla conformità edilizia sono modificati in relazione appunto al nuovo regime della segnalazione per l'agibilità. I modelli 1 e 2 invece sono nuovi. In pratica, nel modello 1 sono stati concentrati i precedenti modelli di richiesta del permesso di costruire, quelli di presentazione della SCIA e della CILA. Il modulo 2 è la relazione di asseverazione e riguarda tutti e tre i titoli. Le informazioni, i dati e la documentazione da allegare ai diversi titoli, nonché l'ambito dell'asseverazione, non differiscono di molto e quindi questa è stata la ragione per cui sono stati accorpati in un unico modello tutti e tre i titoli e tutte e tre le asseverazioni. I moduli 1 e 2 sono utilizzati quindi per eseguire CILA, SCIA ordinaria e permesso ordinario, ma anche quelle CILA, quelle SCIA particolari, cioè quelle che sono presentate le SCIA a sanatoria e per quanto riguarda il permesso, anche il permesso in deroga. Quindi riguarda tutti quei procedimenti di trasmissione e di richiesta di titolo cui segue o un'attività di controllo oppure un'attività istruttoria e di rilascio e anche un'attività di convocazione della conferenza dei servizi. Ma questi modelli si utilizzano anche per un secondo tipo di procedimento, e cioè si utilizzano quando viene chiesta l'istanza facoltativa di convocazione della conferenza di servizi preventiva, quindi quando il proprietario chiede allo sportello unico di convocare la conferenza preliminare per acquisire prima della presentazione del titolo tutti gli atti di assenso necessari per eseguire poi l'intervento edilizio. Quindi si tratta di un percorso procedimentale diverso, prima si acquisiscono i titoli, poi si presenta il titolo. E l'articolo 4 bis, come già vi ho detto prima, ha disciplinato quindi l'istanza di conferenza preventiva, chiedendo per essa la stessa documentazione che è stata prevista per il percorso ordinario. Quindi nella conferenza preventiva viene valutato anche il progetto edilizio, controllate le segnalazioni e le dichiarazioni, le notifiche che sono allegate.
Infine si utilizzano anche gli stessi moduli 1 e 2 per presentare dopo la conferenza preventiva, quindi una volta conclusa positivamente la conferenza preliminare, vengono usati questi moduli per presentare poi il titolo edilizio, quindi un titolo che può essere CILA, SCIA o PDC, a seconda del tipo di intervento da eseguire. I modelli tengono conto delle informazioni e dei dati che sono già stati forniti allo sportello unico e quindi nel modello unico trovate indicati i quadri che sono esclusi dalla compilazione, la titolarità, i precedenti edilizi, la localizzazione, il contributo. Nel modello 2 l'asseverazione è limitata quindi alla conformità tra il progetto presentato allegato alla richiesta di o alla trasmissione di titolo edilizio, quindi una separazione tra la progettazione e quella che è stata la determinazione conclusiva della conferenza preventiva. Trovate nel quadro, nel modulo 1, una novità che è il quadro sulla documentazione antimafia. Una documentazione antimafia, un quadro, quindi un'informazione che è stata modificata perché è stata modificata la normativa regionale, che riguarda la documentazione antimafia. Una documentazione che è una norma che dispone che sia acquisita la comunicazione antimafia dell'impresa, quindi dell'impresa che esegue i lavori, quando, appunto, quando è necessaria, intanto deve essere acquisita dallo sportello unico edilizia prima dell'inizio dei lavori. E è necessaria per lavori il cui importo sia superiore a 150.000 euro, quindi alla soglia comunitaria di 150.000 euro, ed è necessaria quando i lavori sono eseguiti con SCIA o con permesso di costruire. La comunicazione può essere sostituita da una autodichiarazione in caso di lavori subordinati a SCIA, ma anche in caso di lavori subordinati a permesso di costruire, quando la prefettura ritarda diciamo nel rilascio della comunicazione, quando questo ritardo appunto supera i 30 giorni previsti per il suo rilascio. Quello che occorre dire che è importante è che la comunicazione e o l'autodichiarazione sono condizioni di efficacia del titolo, quindi non si può iniziare l'attività, cioè non possono iniziare i lavori in assenza di comunicazione o di autodichiarazione antimafia. Questo ovviamente per quanto riguarda il PDC, la SCIA e per quanto riguarda l'importo dei lavori che deve essere appunto superiore a 150.000 euro. I moduli, infine, 3 e 4 sono stati aggiornati perché appunto l'agibilità ora viene soltanto segnalata. Nei moduli è previsto l'obbligo della SCEA a seguito l'obbligo della SCEA, cioè l'obbligo della segnalazione di agibilità a seguito di SCIA e di PDC. La facoltà invece di presentare l'agibilità quando si tratta di una agibilità parziale, quindi un'agibilità limitata a una parte dell'intervento previsto, che può essere o un solo edificio, ma anche singole unità immobiliari di un edificio, una facoltà di presentare la segnalazione di agibilità a seguito di lavori sottoposti a CILA, un'agibilità senza esecuzione di lavori, quando si tratta di vendere soltanto o di dotare anche un edificio dell'agibilità. E la facoltà infine di presentare la segnalazione di agibilità dopo il rilascio o la presentazione di un titolo a sanatoria, quindi un titolo che regolarizza delle difformità tra lo stato di fatto e lo stato legittimo. Nel modulo 3 e 4, che riguarda appunto l'agibilità, si trovano poi indicati i tipi di segnalazione di agibilità.
All'inizio, al punto primo, ci sono i casi di agibilità a seguito di lavori. Al punto 2, invece, l'agibilità senza lavori. L'agibilità con lavori può essere una agibilità, come dicevo, parziale di un intero immobile, ma anche una conformità edilizia senza richiesta di agibilità per immobili che erano privi di agibilità e continuano a rimanere privi di agibilità, quindi per esecuzione di lavori parziali su immobili che rimangono privi del loro, dello status appunto di immobile agibile. Per quanto riguarda infine l'agibilità senza lavori, l'agibilità senza lavori è un'agibilità che può avere degli sconti e gli sconti riguardano appunto l'epoca in cui è stato costruito l'immobile di cui si chiede l'agibilità. Quindi per quanto riguarda, diciamo, il settore, la normativa che riguarda le barriere architettoniche, l'acustica, l'igiene e la sanità, occorre fare riferimento a quella che era la normativa vigente all'epoca della costruzione. Per quanto riguarda invece l'allacciamento fognario, quindi occorre allegare l'autorizzazione all'allacciamento, per quanto riguarda l'impiantistica, la sicurezza e la prestazione energetica, invece qua occorre il rispetto, diciamo, per quanto riguarda la prestazione energetica, è necessaria l'attestazione di prestazione energetica, quindi lo status dell'immobile, lo stato energetico dell'immobile. Per quanto riguarda invece gli impianti e la sicurezza, occorre invece che gli impianti siano ovviamente siano corredati di una documentazione o del collaudo. E invece per quanto riguarda la sicurezza statica, occorre il certificato statico, se esistente, oppure un certificato di idoneità statica che viene rilasciato da un progettista e quindi viene attestato, asseverato da un ingegnere o un architetto. Io direi che ho concluso, vi ringrazio tutti per la pazienza e per l'attenzione e vi auguro Allora, una buona ecco, giornata. rientro io in voce. Grazie mille, dottoressa Ventura. Ci sono state ben 48 domande, nella chat. Visto che i tempi abbiamo sforato un pochino quei tempi, le chiederei la cortesia, ora gliele invio e le faremo trovare ai partecipanti nella solita pagina degli eventi dove potranno scaricare anche le slide e la registrazione. A questo punto, ringrazio veramente tutti e potete tranquillamente lasciare l'aula e a breve vi faremo trovare anche le domande. Ringrazio sempre la dottoressa Francesca Paron, la relatrice di oggi, la dottoressa Rossella Ventura e la dottoressa Francesca Ferrara. Buon proseguimento a tutti.